tema effettivamente molto, molto interessante, perché siamo qui per parlare del disegno di legge sulla riforma del lavoro autonomo, un disegno di legge che sarà collegato alla legge di stabilità 2016. Possiamo dire che in qualche modo il governo Renzi, dopo aver licenziato il Job Act, che in qualche modo regolamentava, diciamo, il lavoro standard, il lavoro subordinato, con questo disegno di legge affronta nuovamente il tema del lavoro, andando a toccare due temi di grande interesse e di grande innovazione, anche perché il disegno di legge, che è un disegno di legge tra l'altro molto, molto agile, sono una ventina di articoli, consta di due titoli, il primo del quale parla appunto del lavoro autonomo, quindi tutti i lavori autonomi non imprenditoriali, quindi sono esclusi commercianti e artigiani, ma sono compresi ovviamente tutti gli altri lavori autonomi, lavori liberi professionali, e questo primo titolo, poi ovviamente affronteremo l'argomento, ha come obiettivo un po' quello di fornire delle tutele a lavoratori che effettivamente rispetto ai lavoratori subordinati, dipendenti, hanno oggettivamente meno tutele. E da questo punto di vista io credo che sia una cosa particolarmente intelligente, soprattutto particolarmente tempestiva, perché oggi come oggi le partite IVA in Italia non possono essere viste solo come un abuso, a volte ci sono partite IVA che mascherano in realtà lavori subordinati, non possono essere visti come un fatto marginale del mercato del lavoro, ma sempre più spesso una partita IVA rappresenta l'unico strumento che un soggetto ha per affrontare determinati lavori, specie quelli più innovativi dal punto di vista tecnologico. Questo vale per i giovani sicuramente, ma vale anche per persone magari di una certa età che fuoriescono dal mercato del lavoro ordinario. E quindi mettere mano a questo tema è sicuramente un'iniziativa di grandissima importanza. Così come è importante anche il secondo titolo di questo disegno di legge, che parla del cosiddetto lavoro snello, ovvero quelle tipologie di lavoro in cui i praticanti non hanno un posto fisso di lavoro, non hanno orari fissi di lavoro, sono poi i lavori, si chiamano telelavori una volta, o lavoro remoto, ecco, anche questi sono soggetti, sono tanti, che necessitano di tutele, necessitano di garanzie che i contratti collettivi oggettivamente allo stato attuale non li forniscono. E quindi, diciamo, un disegno di legge molto importante, innovativo, che il governo sta appunto approntando. Siamo qui per parlarne con Filippo Taddei, che è il responsabile economia e lavoro del Partito Democratico Nazionale, che comincerà a dialogare con due rappresentanti di due importanti ordini professionali, l'avvocato Giovanni Berti Arnoldi Veli, che è il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, e con l'architetto Antonio Gentili, che è il vicepresidente dell'Ordine degli Architetti di Bologna, che sostituisce il presidente Pier Giorgio Giannelli, che si è ammalato e che quindi non ha potuto essere presente. E che vi porti saluto. Grazie. E quindi io ringrazio Filippo Taddei, ringrazio i nostri due gentili interlocutori e darei subito la parola a Filippo per una prima introduzione, poi sentiremo subito il parere, insomma, dei rappresentanti di ordini professionali e poi ovviamente, visto anche la situazione, un dialogo attivo.